Buongiorno amici del canale, quante domande mi arrivano da parte vostra per il restyling di tavoli come questo. Avete dei tavoli meravigliosi che però siete stufi di vedere, di quel color marrone classico, e volete un pochettino ravvivarli. Odiate solitamente il top lucidino o comunque con i graffi, le screpolature dei vecchi flatting, impregnanti, protettivi dati negli anni, e quindi avete piacere di portare a legno grezzo il piano superiore ma a ravvivare le gambe con un secondo colore. Ecco, allora oggi mi è arrivato questo bellissimo tavolo che ho scovato in un mercatino francese, sempre lì vado, e ho deciso di farvi vedere con questo bel tutorial come fare per salvare un bel pezzo che assolutamente deve essere salvato e renderlo super 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 moderno in base alle vostre esigenze. Qui ragazzi, importante seguire le linee guida oggi. Mi raccomando, non saltate, non skippate il video, perché quando si svernicia un legno del genere bisogna fare attenzione. Partiamo! Sverniciamo un tavolo come questo, e attenzione, ho detto sverniciare e non carteggiare, bisogna andare pian piano, capire che ci possono essere più strati di vernice da eliminare, vernice vecchia, ma soprattutto si parte con una sicurezza. Dovete essere sicuri se il materiale che andate a sverniciare sia pittura o polveri poi cotte a forno. Cosa vuol dire? Che ci sono diversi tipi di vetrificatura che sono stati stesi negli anni. Spesso negli anni 80-90 proteggevano dei legni, dei marmi, utilizzando delle polveri che poi, passati in forni appositi, sciogliendosi, proteggevano tantissimo le superfici. Poi col tempo si scrostano, si ingialliscono, ok? Ma quelle sono polveri plastificanti, ok? Attenzione, quella non è vernice. Quella non viene via con lo sverniciatore. Per quel tipo di verniciatura dovete assolutamente pensare di levigare. E questo è un altro video, andate a cercarlo, c'è. In questo caso invece, se voi volete sverniciare un materiale del genere, che ovviamente ha avuto delle vernici che si sono anche scrostate, se notate si può vedere perfettamente che ci sono delle crepe nella superficie, e quello è proprio l'effetto che ha fatto la vernice col tempo, ha preso caldo e freddo e si è rovinata. Qui c'è vernice e bisogna sverniciare, ma bisogna sverniciare e non carteggiare, con molta calma. Quindi ora io stendo lo strato di sverniciatore, e non è detto che ne basti uno, potrebbero volercene anche due. È importante avere una buona spatola affilata, delicata, che tolga via il primo strato, per poi capire se necessitiamo di una seconda passata di sverniciatore oppure ne può bastare una. Lo sverniciatore MG Paint è un prodotto pazzesco, perché è biodegradabile, non ha assolutamente all'interno nulla di nocivo, non puzza, non vi buca le mani come succede sempre con gli sverniciatori al nitro, che sono molto molto efficaci, però sono anche molto molto diciamo forti anche nel respiro, non dovete mai respirarli, inalarli, e dovete sempre usare i guanti. Mentre lo sverniciatore MG Paint è biodegradabile, è fatto proprio con materiali di recupero, se si può dire così, e è fantastico, agisce molto velocemente, molto in fretta, ma potrebbero valerci a volte più passate come con gli altri sverniciatori. Quindi partiamo, ma fate attenzione. Usate un pennello non proprio fantastico, magari un pennello che avete già usato da un po' di anni, pennello di recupero, e iniziate a stendere il vostro strato. Questo lavoro, ragazzi, si fa in un posto chiuso, quindi non dovete essere sotto il sole, non dovete essere vicino a una stufa, perché altrimenti mi seccate subito lo sverniciatore, e se me lo seccate, che succede? Che non agisce. Quindi ci si mette di buona volontà, si parte, ma bisogna tenere ben in mente questi passaggi importanti. Non posso dirvi con quanti barattoli faccio il tavolo, perché dipende da quante mani di pittura ci sono sotto e in quanto tempo si solleveranno. Quindi mi raccomando, il quantitativo non lo decide lo sverniciatore, lo decide la grandezza del tavolo, del mobile che dovete sverniciare, ma soprattutto lo decidono le mani di vernici che nel passato sono state stese. E quasi sempre quando si parte con questo restyling non si sa, perché non, magari è un tavolo appena comprato, non sapete quante mani di vernice sono state stese nel passato. Procedo per tutto il tavolo.
sverniciatore steso su tutto il tavolo con lo stesso spessore, omogeneo, ok? Dappertutto. Mi raccomando, se doveste avere magari all'esterno una giornata ventosa, coprite con un telo di plastica. Coprire con un telo di plastica è sempre molto molto conveniente perché tiene l'umidità e quindi aumenta proprio l'utilizzo dello sverniciatore sulla superficie, quindi agisce ancora meglio di più. Mi raccomando, ricordate, no fondi di calore. Ora aspettiamo, quando vedremo che inizia a raggrinzire, quindi a far sollevare la vernice sottostante, è ora di iniziare a togliere il primo strato. Ci possono volere dai 20 minuti, nei casi migliori, a un'ora o due a volte, dipende dalla superficie e da quante vernici, quante mani di vernice ci sono sotto. Ho lasciato agire lo sverniciatore quasi un'oretta. Perché ora toglierò il primo strato? Perché lo sverniciatore questa volta ha fatto proprio un effetto bellissimo, cioè ha sciolto il protettivo che c'era sotto, era proprio un flatting brutto vecchio che crepando appunto aveva fatto quella screpolatura che è stata proprio sciolta dallo sverniciatore. Sicuramente servirà una seconda spalmata di sverniciatore, ma iniziamo a togliere questa grandissima colla che si è creata appunto sciogliendo la pittura. Parto con una spatolina molto molto affilata di ferro liscia e mi raccomando, non bisogna utilizzare i lati, non bisogna scavare, bisogna andare decisi ma in piatti, in modo da non rovinare appunto il legno sottostante, non bisogna creare segni. Come potete vedere, qua si nota proprio una patina appiccicosa marrone. Questo è proprio il primo strato di flatting che è stato eliminato. Quindi bisogna capire che non si toglie tutto con una sola passata, che bisogna essere delicati, non bisogna schiacciare troppo, non bisogna graffiare il legno, ma stiamo già asportando una buonissima parte di vernice lucida. Continuiamo. Ed ecco qua. Ogni volta che togliete, voi controllate, perché questa è la prova del 9. Quello che voi vedete qui è proprio la vernice che è stata tolta. Da qui si vede già perfettamente che il primo strato di vernice è stato eliminato, quindi tutto quello spesso strato colloso pieno di crepe non c'è più. Ovviamente c'è ancora la parte lucida che non lascia respirare il nostro legno, quindi stenderemo una seconda mano di sverniciatore sempre abbondante come prima, ok? Dopo continuiamo con gli altri passaggi. Quindi si riparte bene, delicatamente, e si stende. Ora copro bene tutta la superficie, mi raccomando, ricordatevi di essere belli omogenei, aspetterò almeno un'altra oretta e poi dopo toglieremo di nuovo l'eccesso di vernice. È passata circa un'altra oretta e tolgo il secondo strato. Qui vedo già una notevole differenza. Non vedo più quella vernice collosa marrone scura, ma inizio a notare una vernice più chiara. Cosa vuol dire? Che iniziando a togliere il primo strato, il secondo è più labile. Ora togliamo, lasciamo poi leggermente asciugare prima di fare il secondo step, ovvero rifinire con la carta vetro delicata. Partiamo ancora più delicata di prima, perché non bisogna rovinare il legno. Vedete come cambia?
ciò che stiamo togliendo, abbiamo sempre tolto la patina marrone di vernice che avanzava, ma è meno collosa, ma soprattutto si inizia a intravedere sotto un legno che man mano che asciuga è più leggero, è più delicato e vivo, non è più lucido e screpolato. Per capire bene quanto ha fatto effetto il nostro sverniciatore, ora bisogna un attimino lasciarlo asciugare. Lasciare asciugare il legno per capire bene la lastronatura, come ha reagito, se c'è ancora vernice, se ha sverniciato bene e quale sarà il prossimo passo. Per togliere invece l'eccesso dai bordi bisogna armarsi di santa pazienza, una spatolina piccolina e togliere l'eccesso. Si lascia poi asciugare anche lì e poi si procede con la spugnettina abrasiva finissima. Quindi ci vuole un po' di tempo. Sono soddisfattissima di questo risultato perché pensavo di dover comunque carteggiare e invece no. Dopo le due mani di sverniciatore tolte semplicemente con la mia spatola, ho passato velocemente un panno in microfibra con acqua ammoniaca, solo acqua ammoniaca, strizzatissimo. Questo mi ha permesso di togliere eventuali residui di sverniciatore, che sono da togliere per forza con un'ammoniaca o un qualcosa di tensioattivo. E ora devo semplicemente sciacquare, sempre con un panettino morbido e acqua, strizzatissimo. Ovviamente ora il legno grezzo berrebbe e quindi mai dare troppa acqua al legno, altrimenti poi si imbarca. Quindi mi raccomando, fate questo ultimo procedimento perché anche l'acqua ammoniaca va sempre tolta, ok? Guardate, nonostante tutto, quanto colore viene ancora fuori. Sì, perché se ora voi notate il legno ancora scuro, e per il semplice fatto che oltre a quel flatting screpolato che vedevate, sotto c'era anche del mordente. Che cos'è il mordente? Il mordente è un tingente che si utilizza per cambiare le tonalità dei legni. Qui l'hanno dato in versione, diciamo, molto rossiccia. E ora vedrete col panno quanta ne tolgo ancora. Comunque lo lascio così, non lo carteggio neanche con una grana fine perché è venuto veramente bene. Ora lascerò riposare questo bel piano fino a domani. Domani mattina proseguo perché voglio vedere come si assesta, come si chiarisce, come diventa bella la venatura una volta che è asciutto. Domani continueremo con le altre tecniche. Guardate. La patina rossiccia che c'è ancora, nonostante io abbia già tolto tutto con acqua ammoniaca, è tantissima. Bellissimo, veramente, veramente pazzesco. Ora però non bisogna avere fretta, lo lascio asciugare bene fino a domani. E domani verrò a... prima di tutto capire bene 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 da cosa partire. Partire dal piano o partire dalla base? Me ne accorgerò domani. Domani capirò, una volta che ho visto la colorazione che è uscita fuori dal legno, come procedere. Non dovete avere fretta quando acquistate i prodotti, perché spesso il prodotto giusto lo decidete man mano che andate avanti nel restyling. Per esempio, ora vedendo questo bel legno, ho già capito che utilizzerò due protettivi differenti. Nel piano superiore utilizzerò il nuovo protettivo Magic Paint Marron Glacé, un protettivo con una tonalità opaca, color legno noce meravigliosa, che non coprirà gli intarsi ma li ravviva, ma opacizzando, non voglio quel flatting lucido, quell'effetto flatting lo detesto, e nella base utilizzerò invece il protettivo trasparente dopo aver colorato con un colore bellissimo, il nostro Louis d'Amour. A domani! È passata una notte e il mio tavolo è perfettamente asciutto. Come vedete è in bolla, che cosa vuol dire? Che è perfettamente dritto e liscio e non ha subito nulla, nel senso che non è che grazie al lavaggio che ho fatto in un secondo momento ho imbarcato il legno. Primo perché il legno comunque è sano e molto vecchio e seconda cosa perché ho inumidito veramente pochissimo la superficie. Per questo motivo lo sverniciare è la tecnica più giusta per salvaguardare i nostri mobili vecchi. Perché? Perché se magari non si è una buona levigatrice o perché magari non si è capaci a usare la levigatrice. Quindi se non si è capaci, non si conoscono bene la carta vetro, non si è una buona levigatrice, una buona manualità, piuttosto è meglio investire sullo sverniciatore. Si ottengono risultati pazzeschi, ok? Senza fare poi danni al legno.
Ora io tolgo ancora una passata di polvere con un pannettino strizzatissimo, proprio perché voglio eliminare ancora alcuni residui di polvere che si sono fermati. Poi prenderò il piano, lo metterò al lato perché è tutto smontabile e iniziamo a lavorare sulla base. Quindi iniziamo a colorare le gambe, una delle parti più carine. È arrivato il momento di colorare e ho scelto il mio bellissimo Nuit d'Amour. È un blu molto intenso ma acceso, un blu elegante che si fa molto riconoscere. È anche un blu che si adatta moltissimo alle tendenze vintage, quindi anche diciamo con un leggero decapè, un'antichizzatura sta benissimo. Questa volta lo manterrò in purezza, quindi non farò né lavaggi di colore o altro, ma lo voglio proprio mantenere puro nella sua bellezza e nella sua luminosità. E utilizzerò il pennello King, questo bel pennellone, che ha una bella setola lunga, tozzo, che lascia una pennellata bella bella grezza, materica. Sì, perché questo pennello è fantastico, se lo usi con le pitture pure, come in questo caso farò io, lascia una pennellata molto evidente e grezza. Se lo utilizzi con le pitture più diluite, è quasi trasparente la pennellata. Quindi partiamo, e mi raccomando, il pennello si impugna dalla ghiera. Ho già girato la pittura, 3 minuti buoni, perché il Nuit d'Amour è molto denso. Guardate quanto è corposo. Sapete che i colori MC50 sono tutti differenti perché la colorazione viene studiata da me e la corposità della pittura è differente in base alla grappante e ai pigmenti che è all'interno, quindi ogni colore è una ricetta a sé. In questo caso bisogna girare bene, più è denso più bisogna aiutare i componenti a essere ben miscelati prima di partire. Che colore spettacolare! Beh, ha una coprenza magnifica, davvero magnifica. Lavorate, se avete modo, con il tavolo gambe all'aria, perché così togliete tutte le imperfezioni e i difetti, non farete colature e avrete un restauro pazzesco. Darò 2 mani, ma sempre pure, e la seconda non sarà una vera e propria seconda mano, sarà una carezza di colore proprio, perché guardate, copre talmente bene che praticamente la seconda mano mica serve. La prima mano è bella asciutta e in realtà non serve una vera e propria seconda mano. Perché? Perché se sentite il colore puro vi renderete conto che ottimizzate i costi e anche la fatica. Infatti adesso io non darò una seconda mano su tutto, ma avendo in base il colore puro posso fare dei ritocchi sempre con il colore puro e quindi risparmio tantissimo colore. Pensate che questo barattolo era pieno, nuovo, ma io ne ho usato talmente poco che è praticamente ancora pieno. Penso di aver fatto quasi tutto il tavolo con 100-150 grammi di Nuit d'Amour ed è veramente pochissimo. È vero, su superfici lisce, lucide, si va sempre con pittura pura, ma ricordate che su pittura pura è ancora più facile dare la seconda mano, che sono solo dei ritocchi, non è una vera e propria seconda mano. Quindi qualche ritocco. Il mio tavolo è bello asciutto. Ricordate che quando stendete pittura pura avete anche il plus che asciuga molto prima, perché non avendo acqua all'interno evapora prima. Mi raccomando, per sapere se è asciutto, sempre il solito regolamento: si mette la mano, quando la superficie è bella calda si parte. Ora non voglio stravolgerlo perché questo colore in purezza mi piace tantissimo, ma come tutti i colori scuri ricordatevi che i colori al gesso, i colori che dentro hanno appunto del gesso, tendono, fin quando non sono protetti, sigillati con cera o protettivo, a sfarinare. Quindi non vi sembrerà
guardandolo da vicino, un colore uniforme. Vi sembrerà un colore che ha diverse macchie. Non vi preoccupate, perché una volta che lo proteggeremo bene insieme, tutte queste macchie non ci saranno più, sarà unificato. Ora prendo un po' di carta vetro, due spugnettine abrasive e faccio risaltare un pelino i fregi, perché li voglio appunto far vedere di più. Quindi due spugnettine abrasive già usate, non è che devono sempre essere nuove, una un po' più grezza, una molto più fine, le uso insieme e porto via quello che voglio portare via, quindi l'usura dei fregi all'esterno. Tendo solo a grattare per far uscire un po' di legno, perché è talmente bello questo disegno che deve essere esaltato. Questo è un passaggio delicato, vi consiglio di farlo a mano, non con la levigatrice, mi raccomando, altrimenti rischiate di rovinare il fregio e togliere via troppo. Se volete vedere la differenza con quella fine, pannettino umido, così togliendo la polvere vediamo bene dove manca ancora il decapè. Vedete? Una volta che passo la spugna, l'azzurro torna a essere blu. E quindi avrete il vostro colore bello profondo. Quindi non fatevi fregare dai colori scuri, perché mentono. Una volta decapati cambiano, ma poi tornano belli come l'inizio. È veramente pazzesco. Questo fregio non poteva non uscire. Continuiamo sul bordo. Ho già diluito il mio protettivo satinato, perché lo stenderò satinato, e l'ho mischiato per ben benino, quindi 20% di acqua all'interno del barattolo, e ho girato bene, almeno un minuto e mezzo, due. È importantissimo girare bene il protettivo, soprattutto quando è satinato, perché la satinatura effettiva viene fuori quando i recipienti sono ben miscelati, mi raccomando. Ora uso il mio pennellone King, perché su questa finitura non posso utilizzare un altro pennello. Ci metterò molto poco, perché è un bel pennello molto largo, stende bene, avvolge il fregio e in pochissimo tempo finito di proteggere. Su queste gambe io do solo una mano, perché basta e avanza. Mi raccomando, se voi avete invece dei tavoli, magari dove ci sono bambini che possono graffiare, animali o altro, potete dare anche due mani di protettivo, ok? Partiamo. Carichiamo il pennello, teniamolo dal fondo, dalla ghiera, scoliamo delicatamente i lati, in modo che il protettivo rimanga dentro, e partiamo. Vedete che nel momento in cui io passo il pennello col protettivo, il chiaro della levigatura si toglie. Ora io accarezzo la superficie e lo stendo dappertutto, poi torno qui, tolgo l'eccesso e lo stendo sul restante del tavolo. Questo lo faccio perché con un solo gesto, senza far fatica, vado anche all'interno dei fregi. È molto facile stendere il protettivo con questo pennello. Avete visto come sono stata veloce a stendere il protettivo? Il pennello fa la differenza, mi raccomando. Dovete prendere o il pennello da protettivo, quello più fine, ma per superfici molto lisce e lunghe, spesso il King è meglio. Continuiamo. Guardate, io ho ancora protettivo nel pennello, non l'ho ancora preso. E lui continua a stendere.
Se in alcuni punti vedete che fate più difficoltà nella stesura, mi raccomando, pennellata incrociata. Prima il senso orizzontale, poi dall'altro senso. Quanto mi piace questo tavolo, veramente veramente bello, mi spiace tanto separarmene. Le gambe mi piacciono tantissimo, non sono scontate, siamo abituati a vedere questo restyling sui toni sempre chiari, invece secondo me questo blu ha donato veramente un'eleganza pazzesca, ma il piano è la cosa più bella che c'è. Vorrei togliere leggermente questa tendenza rossa che è rimasta dal mordente che hanno applicato anni fa. Non voglio carteggiarlo perché non voglio rischiare di rovinarlo assolutamente. Al tatto liscio, un velluto, quindi è veramente perfetto. Ho quindi preferito utilizzare questa volta il mio nuovo prodotto, il mio protettivo per alta usura, leggermente, in modo tenue, tinto, color noce. Infatti si chiama Marron Glacé. Lo produco in due versioni, satinato e lucido, e in due formati, grande e piccolo, 500 e 250. Su questo top io utilizzerò assolutamente la versione satinata, perché voglio un effetto proprio contemporaneo di gambe e piano superiore. Scurirò pochissimo, quindi non vado a scurire, perché voglio assolutamente far risaltare la squadratura che c'è su questo piano, ma con questa velatura calda andrò a togliere il rossiccio e donerò quel satinato veramente elegante. Lo stendo con un pennello King, perché è un pennello tozzo che mi permette di stendere il protettivo anche su lunghe superfici senza creare segni. L'ho già diluito, ho messo all'interno del barattolo il 15% di acqua e l'ho girato tantissimo, quasi 4-5 minuti. Dovete pensare che quando diluite i protettivi dovete girare bene 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 bene. Ora guardatemi per capire bene come si stende. Per non fare segni ricordate sempre caricare bene il pennello. Più la superficie è grande, più il pennello deve essere spesso. Scolo i lati, quindi tengo il mio King bello carico, parto dal centro in modo da stendere bene sulla superficie della lunghezza. Il protettivo Marron Glacé, a differenza degli altri protettivi, deve proprio essere tirato bene, perché non vogliamo accumuli, non vogliamo che crei differenze. Quindi vedete, oltre che viene assorbito dal legno, perché ovviamente legno grezzo, lo stendiamo bene per evitare che crei accumuli di colore. È meravigliosa la tonalità che sta donando al piano, veramente veramente bellissimo. Ho deciso di passare il protettivo in questo caso perché è un tavolo che comunque andrà in una casa dove c'è anche un bimbo, e quindi volevo donare sì questa tonalità calda, ma volevo che fosse anche protetto, perché magari ci mangiano tutte le sere sopra.
il mio bellissimo tavolo è finito. Come vedete, il legno ha assorbito molto molto bene il marron glacé e si vedono delle sfumature di colore molto belle. Si vedono perfettamente i miei riquadri. E questo è un bel tavolo. È un bel tavolo in legno massello, mio rovere, molto molto elegante. Secondo me adesso con questa base blu la sua raffinatezza esce veramente a 360 gradi. Mi raccomando, ricordate sempre che se volete rinforzare ancora di più la protezione data dal marron glacé, potete stenderci sopra una mano di protettivo trasparente, senza appunto appesantire ancora di più il marron glacé. Più passate di marron glacé, passate, e più scurisce. E ricordate anche che c'è la versione lucida, che oggi non ho usato, ho usato solo la versione satinata, e come vedete è estremamente opaco e molto elegante. Vi saluto, ditemi se vi è piaciuto sotto nei commenti. Al prossimo restyling. Ciao!